Salve, sono Mario di Adiva e sono qui ad illustrarvi il nuovo veicolo Adiva a tre ruote ed alcune caratteristiche di questo veicolo. La D3 è un veicolo che monta un monoammortizzatore con doppio braccio quadrilatero. È un veicolo che trasmette un'estrema sicurezza di guida sia su un tratto dritto, sia in curva, e sia consente anche di salire marciapiede con una ruota e quindi camminare con una ruota sul marciapiede e un'altra sul manto stradale. La D3 dota il motore 300 Kimco del SK60. È un motore abbastanza generoso con i suoi circa 31 cavalli di potenza e diciamo rispetto al vecchio AD2 consente un ottimo spunto e un'ottima velocità di crociera. La D3 ha una posizione di guida estremamente comoda, dato che parliamo di uno scooter e non di una moto, diciamo, sportiva. Sia il passeggero che il conducente stanno abbastanza comodi, tant'è vero basta notare anche la posizione delle braccia e delle gambe. La D3, a differenza della D2, ha un parabrezza totalmente, diciamo, pulito, nel senso che non viene occupato dai montanti parabrezza che sono presenti sulla D2, quindi c'è una visibilità maggiore. In caso di pioggia, la spazzola TG Cristallo con le sue due velocità riesce a trasmettere sempre un'ottima visuale, dato che la sua efficienza è notevole. Il manubrio di questo veicolo trasmette sicurezza, dato che è abbastanza diciamo largo, e in più consente di fare i movimenti, i spostamenti con la massima libertà. La capacità di carico di questo veicolo è abbastanza notevole, dato che ha la possibilità di caricare circa 90 litri. Si possono porre nel baule, giusto per darvi un'idea, una borsa da palestra, una borsa da lavoro ed altre cose. Al vecchio AD2 consente un ottimo spunto e un'ottima velocità di crociera. Un motore abbastanza, diciamo, performante rispecchio al vecchio AD2. Ho esagerato forse.